cappella del Santissimo Sacramento e, ripreso posto sulla sedia gestatoria, si dirige verso il centro della basilica, verso la navata maggiore, ed è quindi ormai visibile a tutto il pubblico che lo attende. Che udite anche voi, provengono dalla banda della Guardia Palatina. Il corteo procede con lento passo per recarsi appunto alla Cappella Clementina di San Gregorio, che è la quarta cappella sulla sinistra della Basilica Vaticana. Qui avverrà la seconda sosta del corteo e la vestizione del Papa. Questo è proprio il momento in cui il corteo volta perché la sedia gestatoria possa essere portata nell'interno della Cappella Clementina. La cappella è detta Clementina perché Papa Clemente VIII la fece decorare con stupenda ricchezza in occasione del giubileo del 1600, dedicandone i mosaici alla Vergine e ai santi dottori che ne tessano le lodi. Ma la cappella ha un altro titolo di rinomanza e di fama. Sotto l'altare, trasportato dal quadriportico della vecchia basilica, riposa il corpo di San Gregorio Magno, il pontefice che salvò Roma dall'assalto dei Longobardi ed elevò oltremodo la dignità e il prestigio del papato nel mondo. Giovanni XXIII si accinge a discendere ancora una volta dalla sedia gestatoria per assidersi nel trono che è stato eretto nell'interno della cappella di San Gregorio. Qui egli riceverà l'obbedienza degli eminentissimi cardinali, degli arcivescovi, dei vescovi, degli abati e dei penitenzieri. Il Santo Padre si è inginocchiato al faldistorio, che è lo speciale inginocchiatoio posto di fronte all'altare. Adesso Giovanni XXIII sale gli scalini del trono posto nella cappella e si siede per dare inizio tra qualche momento al canto di terza. Il canto di terza è quella parte dell'ufficio divino che commemora la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli. Ad uno i componenti del Sacro Collegio salgono gli scalini del trono
si inginocchiano davanti a Giovanni XXIII e professano l'obbedienza. E questa è la prima volta che i cardinali compiono questo solenne atto in pubblico. Questo atto di riverenza al Vicario di Cristo ha un alto valore simbolico. Esso infatti rappresenta l'adesione della cattolicità intera alla suprema autorità della Chiesa. Ed è per questo che la cerimonia è detta dell'ubbidienza. Come dall'inizio della cerimonia, Papa Giovanni XXIII ha sempre ai suoi lati i due cardinali diaconi assistenti. Dalla parte verso di noi, il cardinale Canali, dalla parte di là, il cardinale Ottaviani. Alla sinistra del cardinale Ottaviani e alla destra per noi, il prefetto delle cerimonie, Monsignor Dante.